vicina, benvenuta Gigi Mastrangelo, capitano della nostra nazionale di valle, insomma un grande campione olimpico. Vedo che sei anche molto bravo ad aprire le bottiglie di vino, questo ti fa onore. Allora, oggi il nostro menù si chiama Tale e Quale, nel senso che rievochiamo un po' i piatti che ci sono piaciuti da bambini, oppure imitiamo un po' i piatti famosi che si comprano già pronti. Io ho visto che tu fai delle orecchiette alle cime di rapa, quindi sì. È un po' un piatto della tua infanzia. Sì, da pugliese. E anche della tua terra. Certo, sai, tanti anni che ho visto mia madre farlo, ma anche imparato. Solo tu le sai proprio fare anche a mano. Il mio pezzo forte è proprio farle, ma vedo che qui non è perché posso. noi oggi facciamo una cucina molto veloce, per cui abbiamo degli ottimi un'ottima alternativa di pasta secca alle orecchiette fatte in casa. Poi facciamo panini di patate e qui c'è Sisco, quindi io non voglio dire niente, che è il nostro amico che cucina le ciccionate. Poi facciamo la torta al latte e in 8 minuti cordon bleu con spinaci filanti. Ma io adesso proprio bisogno di un po' di vino, devo dire. Ci scaldiamo, che dici? Sì, Ma cioè tu, quindi con queste mani così grandi, che sono abituate a tirare delle schiacciate pazzesche, riesci a fare le orecchiette. Infatti. Fantastico. Cioè riesci a essere sia delicato che, insomma, molto forte. Va bene, filosofeggiamo su questa cosa con un brindisi. Alle mie orecchiette. Alle orecchiette di Gigi. Il vino rosso ci sta. Con le orecchiette, giusto? Sì. Meglio bianco? No, ci sta, no, il rosso. Poi in Puglia ci sono anche questo non so, che non lo conosco. Questo è siciliano, Spesso lo accompagnavo a pranzo con Ma tu li un fai buon rosso. Per i tuoi amici, per i tuoi compagni? No, guarda, dopo tanti anni vedo sempre mia madre, quindi ho imparato. Tutte le volte che vado anche in Puglia non faccio altro che mangiare orecchiette da sempre. Sì. Vabbè, però anche il sugo è molto importante in questa ricetta. Sì. Allora, dopo la pubblicità vediamo come si fanno le vere orecchiette pugliesi da un grande campione di valle. Doc. Esatto. Un menù tale e quale. Mastrangelo, per un must della cucina pugliese, facciamo le orecchiette con le cime di rapa. Come si dice in pugliese? Le orecchiette con le cime di rapa. Com'è che si dice? Dai, non parli di me, che sembro scema. Sì, hai detto comunque Dai, bene. Beppe, dillo tu, con le cime di rapa, come si dice? Vabbè. Con le cime di rapa. Bravo. Sono già più buone. Va bene. Sarai mica pugliese? Come partiamo allora? Inizierei con... Le cime bisogna pulirle. Sì. Esatto. Qui bisogna pulirle anche bene perché mi non devi è facile. Spiegare. Aspetta che qui c'è anche bisogna togliere l'elastico, sì, via. Se no, intanto sono sciacquate e pulite. Sì, certo. Anche perché io le vorrei assaggiare dopo. Scherzi, assaggiare mi sembra un eufemismo. Le finiamo. Tu voglio dire, allora. Sei tanto alto, mangerai quanta pasta ti fai? 100. Ma io non sono tanto da carboidrati. Ah, no? No, sono un carnivoro. Un carnivoro, capito. Però vicino alle partite il carboidrato ci vuole, sì, perché sennò non si sta in piedi. Questa allora mi dai una mano? E io voglio capire come li pulisci. Niente, dobbiamo prendere le foglioline, quelle più... Okay. Ecco, questa è perfetta. Ma quindi quelle grandi non le usi? Ma quelle più dure le togliamo. Ok, va bene. Allora questo lavoro facciamo così, con il gambo? Sì, non tanto lungo, sennò... Ecco. Va bene. Magari un coltellino. Dai, prendi, guarda lì, ci sono un sacco di coltellini piccoli. No, anche questi qua sono più belli, Dai, da quella prospettiva li vedi bene. Questi qua. A posto. Dai. No, dai, tra l'altro ho visto che hai messo i tacchi, chissà perché. Sì, no, l'ho visto in camerino, ho detto, ciao, ridimi. Aspetta che torno, sono andata a mettermi i tacchi. Allora, facciamo una roba, iniziamo a mettere qui quelle che... Sì, giusto, facciamo un po' d'ordine, perché va? Qua. Se no, ok, così, perché io sapevo invece che si faceva, cioè non si mette tutto così, no? No, solo le cime, le cime di rape. Sì, cioè così, queste.
No, 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 questa qui, vedi, questa è perfetta. Okay, qualche fiorellino lo mettiamo, perché sì, ci vuole. Ma sono dolci, sono buone, mamma mia, che meraviglia. Così. Dobbiamo pulirle tutte? O... No, no, devi dirmi tu la quantità di... Ma, che sei so, già stanco dare di cucinare. Le... Facciamo assaggiare tutti quanti. Allora, ne facciamo un 250 grammi, se ce ne vuole ancora un po'. Sono una decina di chili. Sì, che per tutti. Senti, ma tu giochi a Cuneo? Cuneo, no? Sì. Come fai a vivere in Piemonte? Io sono piemontese. Da pugliese. Come si fa dura, a vivere a Cuneo? Da pugliese veramente dura. Gran Brasati, agnolotti, sì, e via. Beh, un'ottima cucina anche quella piemontese. Sì, sì, una bella tosta, stiamo, però buona. Dai. Non offendiamo nessuno. Vai. Ma tu in questo periodo stai giocando, stai allenando? No, sei mi sto allenando. Stai allenando? Sono fermo. Sei fermo, quindi puoi anche fare qualche stravizio gastronomico, mangiare ma un po' di più. Ma di solito no. Difficilmente, sgarro poche volte, sì. I veri campioni fanno così, però, è vero, sono quelli che poi... sì, si vedono anche sulla distanza, anche in altri sport, questi talentuosi che però poi si rovinano anche per una vita dissoluta, no? Alla fine non durano anche per quello. Sì, durano poco, potrebbero allungare le carriere di tanti anni ancora, ma infatti dipende molto comunque dall'alimentazione, dalla vita che comunque fai, dai. Tutta salute. Diventa tutta poi salute. Poi voglio dire, tu sei anche molto apprezzato al di là del tuo talento sportivo. Guarda, c'è Agata che già ride, mi stava scrivendo la lavagnetta. No, perché è uscito un articolo molto bello che ti definisce, cioè, un sex symbol tra gli sportivi, cioè proprio il più sexy, il più... Secondo te? Io per quello ti ho invitato, scusa, mica ho invitato qualcun altro. Ti ringrazio. Perché sono le orecchiette che potevo fare anche io. Anche perché dirai che sono... Cioè, invitiamo Gigi per altri motivi, mica per l'orecchio. Vabbè, perché qui allora, non c'ho visto una che qui l'acqua bolle. Ok, sale? Sì, il sale, un po' di ce sale ne vuole grosso, un bel po' perché è enorme, ecco, con sta le tue manine, io con le mie, non so mi fa se... vedere? Non so ma, se... Ma guarda che meraviglia! Allora. Vai. Allora, caliamo le cime di repa, via, ecco qua. Di repa. Allora. Queste sono 200... 250 grammi. Secondo me vanno bene. Mettiamo tutte? Buttiamo vai. Tutte? Ma sì, insomma. Dobbiamo sfamare tutti. Dobbiamo sfamare tutti. Oh, ma queste posso. Orecchiette ecco, regionali. Mentre... Pugliesi. Nel vai, mentre... nel mentre. Devo qui bisognerà, ecco. L'aglio e le acciughe. Perché in un padellino come... tu volevi. Allora, questo lo tolgo. Ci abbiamo un po' troppa roba. Vai. Come sai benissimo, l'acciuga è in questo piatto. È fondamentale, esatto. Senza acciuga è un anche un po' di peperoncino. Sì, sì, ma noi ce lo mettiamo. Allora, olio. Queste le mamme lo sanno sicuramente meglio di me. Tutto l'ho messo. Va bene, ma sì, perché poi deve mantecare un po'. Sì, sì, un bel po' d'aglio. Senti, ma io ho iniziato adesso da poco a entrare nel magico mondo della pallavolo. Dai. Te lo dicevo prima. Mia figlia si è messa a giocare a pallavolo. È una squadra di ragazzini, fatto però bene. Bello, sport ma sei bellissimo. Bellissimo. Allora sto imparando un po' le regole. Ti appassiona tanto? Ma sono da matti. Loro sono le più piccole del campionato. Quanti anni ho? 10 anni. 10 anni. Sono le più piccole. Io ho iniziato molto più tardi. Tu hai iniziato? Ho iniziato a 17 anni. A 17 anni? Sì. E cioè, ma quindi eri subito, sei stato subito una rivelazione, perché se inizi a 17 anni... Devo ringraziare la mamma e il papà. Cioè, perché ti hanno... dato diverse doti, anche fisiche. Ah, fisiche, ma perché tu prima un giocavi... Un po' di peperoncino, eh. Va bene, sennò questa signora mi, ecco, mi sgrida. Peperoncino. Qui, ma tu fino a 17 anni facevi le orecchiette o facevi no, qualcos'altro? No, le mangiavo soltanto. Cosa facevi che non ha sentito? Le mangiavo soltanto, non abbiamo il peperoncino. No, no, è impossibile. Ma che se lo sapevo lo portavo da casa. No, dai, sarà ce qua. La fai? Sì, ci arrivo. Aspetta, facciamo così. Va. Eccolo qui. Come utile a casa, Gigi. Ecco. A sì, posto, un po'. Sai che... No, però non ho capito, giocavi a calcio prima? Giocavo a calcio, sì. Ok, e poi come fai? Come sei passato? Poi mi sono accorto... Perché eri troppo alto? Troppo tardi. Che ridono sempre queste ragazze. Mi sono accorto, che sì. Che forse com'è... eri perfetto. Vuoi di legno? Va bene così. Questo. Ma perché non la pallacanestro? Perché al mio paese c'era la squadra di pallavolo. Ah, ok. Infatti anche la mia, cioè, sono senza, però Matilde è stata presa anche se non era capace, perché è alta, uno parte così, poi se c'ha talento va bene, lei vuole un cuore, però l'altezza la è importante. Il basket è importante. Accidenti. Anzi,
sono pochi gli atleti bassi, insomma, sia nel volley che nel Tu quanto sei alto? 2,02 metri. A più di 2 metri? Accidenti. Senza tacchi. Giusto? Ah, io però devo fare la mollica, attenzione. Ecco, sì. Perché parlavamo del fatto che ci sta proprio bene la mollica. Allora, possiamo farlo o col pane? Il formaggio sopra non ci sta proprio. No, non sia mai, eh. Come metterlo sul pesce, guai. No. Possiamo farlo o col pane tritato e rimane, diciamo, un po' più grossolano. Più grosso, oppure sì. Con il pan grattato. Come preferisci, visto che la ricetta è tua? Preferisco col pan grattato. Anch'io, bravo. Anche perché... Sì, è proprio il classico, eh? Allora, tu hai usato tutto l'aglio, perfetto, e allora io non lo uso più. Prendo un po' di acciughe. Sì. Inizio a metterle dentro perché. Senti. Sì, ma io ne metto. Che profumo. Mamma mia. Un goccio d'olio, sì. Me lo passi tu che è dall'altra parte. Il vino non lo finiamo? Ah, certo, adesso lo finiamo. Stai, istigazione. Aspettiamo ancora 5-6 minuti. Sì. Che poi ho imparato una cosa, perché io amo molto la cucina pugliese, che allora le orecchiette, giusto? Perfetto. Quelle integrali, quelle più scure, vanno bene col sugo di pomodoro, tipo il formaggio. Sì. Invece queste bianche sono più per le cime di rape, vero? Bravo! Vedi che sono riuscita a fartelo dire. Ok, adesso io metto il pan grattato. Allora, intanto io un sorso al vino. Vai. Lo do. Giusto. Così. Ok. Mi raccomando, perché... questo è fondamentale, certo, ci sta proprio. Qua bisogna... E qui basta non bruciarlo, non è Occhio. Particolarmente complicato. Io lo spegnerei però... qua. Sì. Ma senti, ma tu quindi, cioè, quando sei a Cuneo, a casa tua, chi cucina? Ma io solitamente mangio fuori, perché a casa i bimbi mangiano prima. Ah, ok, tu hai due figli, due vero? Bimbi, sì. Maschio Samuele, o femmina? Samuele e Nicole. Ah, ma un maschio e una femmina? Sì, quindi... mangiando molto presto, io finisco gli allenamenti un po' tardi, posso far cucinare due volte, vado spesso. Che bravo, invece vedi, Fabio quando arriva tardi vuole mettere le gambe sotto il tavolo e io devo cucinare due volte, vedi? È un pigrone sto ragazzo. E senti, ma i tuoi figli quanti anni hanno? Non l'hai addestrato bene, è vero, forse. Non l'ho addestrato, non l'ho allenato bene. I figli, Samuele 10 e Nicole 4. E senti, ma se io Samuele prendo gioca? L'assaggio, la prendo così. Samuele fa basket. Vedi, è altissimo. 10 anni. Già bello alto. Quasi 1,60. Fischia, è alto sì, è alto. E gli piace? Sì. Quindi insomma ha preso un po' la passione. Del resto come si fa a non amare lo sport con un papà così? Che però è anche un'eredità pesante, in un certo senso. Dipende. Lui la vive bene? Lui la vive abbastanza. Beh, è anche merito tuo allora, no? Sì, non gliela faccio pesare così tanto. Ecco, io invece ti ho bruciato la mollica. Porca miseria. Però secondo me ci può ancora stare. Sì, appena appena. Distratti. A parlare di bambini, vedi, è sempre così. Vai, ecco. In mia famiglia è una pallavolista. Ho una pallavolista, sì, e una ballerina. E un nanetto che invece ancora tu sport da giovane. Nanetto. Il nanetto ha 3 anni, ancora non si sa cosa deve fare. No, io giocavo a tennis, malissimo, ma giocavo, ho giocato tanti anni a tennis, però diciamo che non è stata una grande perdita per il tennis italiano quando ho smesso. Molto più brava mia sorella, seconda categoria, lei insomma un po' si è difesa. Però ho letto che in fatto di... Poi, com'era l'articolo degli sportivi più sexy, eccetera, sei stato battuto da Cannavaro, no? Ho letto così? No. No? Attenzione, non sia mai. Com'era? È un altro sondaggio. È un altro? Un altro sondaggio, sì. Non, tu eri il primo. Allora. Tieni. Era un sondaggio come icona gay. Ah, e lì ti ha battuto Cannavaro. Battuto e glielo lasci Cannavaro. Questo primato. Va bene. Va bene. Fantastico. Sei tua moglie invece sportiva o non c'entra zero, niente col mondo zero, dello sport? Zero. Quindi è una boccata d'aria sport, diversa quando torni a casa? Lei cura soltanto il suo fisico, come fanno tante donne che vanno in palestra, si cura le loro schede, si limita soltanto a quello. Beh, già è tanto, dal mio punto di vista già è tantissimo. Vabbè, trovare anche il tempo poi con due bimbi. Beh, però insomma poi con un marito così sportivo non è che si può sfigurare, ci vuole un po' di... Sopportarmi, dice lui. No, no, c'è un po' di spirito di competizione, quando andate al mare, cioè uno voglio Io dire... sono leggermente al dente. Dai, scoliamo, così poi... Come piacciono così? Aspetta, ci vogliono delle presine o va bene così? Senti Ma un po'? Penso di no.
perché le mani sono importanti, sì, per te, non voglio farti bruciare. No, va bene così. Poi bisogna... Vai, scola. Allora. Qua. Devi tenere un po' di acqua di cottura, forse? No. No, no, no. Vai. Io metto qui questa padella pronta, così si scalda. Perfetto, guarda. Anche nelle quantità. Vedi, bravo, bravo. La tua mamma sarà fiera. Sicuramente. Aspetta. Anche se lei... Metti qua dentro direttamente o ci mettere prima il sugo? Buttiamo tutto dentro. Vai. Ma che spettacolo. Tutto pesantissimo in un lampo. Ci penso io. Allora. Vai, adesso è tutto lavoro tuo. Io guardo perché questo è il momento clou. Di spadellamento totale. No, 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 non sto tanto a spadellare perché non vorrei fare. Evitiamo. Ma il pubblico è lontano, la telecamera è protetta, sai com'è? Madonna, che profumo. Meraviglia. Sì, sì, sono loro. Ecco, io da piccolo, siccome l'acciuga non mi fa impazzire, no? Allora, mia madre faceva così. Dopo aver soffitto e fatto rosolare lì, prendeva una specie di... non so come si chiama, un colino, cioè lo filtrava. Ah, ok, quindi eliminava l'acciuga. Sì, sì, dava soltanto il sapore, infatti, perché non amavo trovare le spine. Sì, cioè anche perché queste acciughine qui sono piccole, magari l'acciuga più grande lascia poi... Queste sono già pronte, guarda, perfette. Bellissime, ragazzi. Allora, adesso secondo me bisogna impiattare... E mettere sopra la mia prestigiosissima mollica. Allora, il piatto che abbiamo scelto, ne hai scelti due, quale mettiamo? Sì, in base alle quantità, ma grande, io grande, metterei dai, tutto qui dentro. Ma sì, beh, tutta secondo me no, non ci sta. No, quella che ci sta. Allora, facciamo un po' di spazio. Vai. Attenzione. Ma forse ci sta quasi tutta, sai? Sì, sì. Proviamo. Secondo me sì. Poesia. Vediamo perché. Sì, sì, che ci sta tutta. Non vedi l'ora di assaggiarla, che la vedi. Profumo meraviglioso. Fantastico. Facciamo vedere bene le cime di rapa che si vedano, perché poi anche l'occhio, vuole. Dai, vai a prendere la mollica. Ok, un pochino, non tantissimo, no? Ah, mi brucio. Così. Non è che piatto. Un campione, un piatto da campione. Fantastico. È da copertina questo piatto. Vieni Gigi. Io direi che prima di fare tutte le fa, un assaggino, aspetta che prendo una forchetta. Una per me, una per te. Non c'è naturalmente, vabbè. Io prenderò il cucchiaio. Tanto va bene uguale. Sarà a 200 gradi, tu lo sai. No, eh? No, no. No, tu dici no. Io dico di sì. Ecco, ma perché io sono sempre così maldestra? Ma è andata. Che delizia. Buono. Ti piacciono? Buonissima, condita benissimo. Perché se... È calda, è anche piccantina, buona. Il giusto. Senti, allora io ti lascio. Ti piacciono, sì. Moltissimo. Perché se piacciono a te, vanno bene. Ti lascio il mio libro, così trovi anche delle altre ricette. C'è un sacco di ricette pugliesi. Perfetto, quindi la prossima volta ne verrò a fare una. Dai, va bene. Grazie mille, Gigi Mastrangelo. In bocca al lupo per tutti. Abbiamo pulito le cime di rapa, poi le abbiamo cotte in acqua bollente salata e dopo qualche minuto abbiamo aggiunto anche la pasta. Abbiamo rosolato l'aglio con l'olio e il peperoncino, poi ci abbiamo aggiunto le acciughe, abbiamo tostato a parte il pan grattato con un goccio d'olio, abbiamo ripassato la pasta in padella con il sugo di acciughe, abbiamo completato con il pan grattato. E adesso, signore e signori, il dolce! Tale quale a quello che si trova anche nel banco frigo del supermercato. In realtà non è proprio tale quale, perché secondo me il mio è più buono. L'ho chiamato torta al latte perché ricorda un po' queste fette che si mangiano come merenda e hanno una cremosità molto buona. In realtà noi il latte non lo usiamo, usiamo la panna e il mascarpone tra due belle fette di pan di Spagna al cioccolato. E partiamo proprio da quello, dal pan di Spagna, arrivo al cioccolato. Oi, 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 come dura la vita. Allora, giuro che il prossimo anno mi faccio mettere una mensola alta, così non mi devo più piegare tutte le volte. Vabbè. Ale, partiamo con le uova.
3 uova. Ah, questa torta farà impazzire tutti i vostri bambini, amici, barra parenti. È perfetta per la merenda, ma essendo così farcita con una crema molto golosa, è buona anche come dopo cena, non è una torta che ti rimane qua. Aspetta, frusta. Allora, è semplice perché c'è sempre la stessa dose, cioè 125 grammi. 125 grammi di zucchero con 3 uova. Ok, diamo una bella mescolata. È bello perché le uova non si devono montare, basta dargli una bella sbattutina così. 125 ml di panna fresca, dicevo che non c'è bisogno di montarla, la mettiamo direttamente così. Tutto 125, via. 125 grammi di farina e mezza bustina di lievito, non una intero, quindi io ne metterò solo metà di questo. Via. Mescoliamo, gira anche la ciotola, bello, un bel gioco. E non 125 ma 40 grammi di cacao. Era meglio se lo mettevo poco per volta. Tanto va bene lo stesso, così. Ok, non la mettiamo in una tortiera, la mettiamo sulla placca del forno perché deve rimanere sottile sottile, poi la dividiamo a metà come un enorme sandwich, ok? Così, poi la stendo un po'. Sembra cioccolata. Non vi preoccupate, se rimane un po' liquida, poi in forno si solidifica, adesso tutto sta a livellarla bene in modo che rimanga poi tutta alta uguale. Va bene, diciamo che no, non va bene perché sono dei buchi. Speriamo di averlo fatto bello dritto. Nel mio forno un 20 minuti, 25 minuti a 180 gradi. Però controllatelo perché è molto sottile, eh? Quindi potrei fare un danno terribile a me, al mio vestito, alla mia cucina. Non è stata una grande idea, eh? Adesso cade. Chi scommette? È storto uguale, però ragazzi abbiamo dei tempi televisivi e lo teniamo storto, va bene, tanta fatica per niente, speriamo bene. Quando non vuole venire non viene. Allora, facciamo questa buonissima crema col mascarpone, ma come prima cosa montiamo un altro 125 ml o grammi, io vado un po' così, stessa cosa, di panna. Speriamo che sia ben fredda perché sennò non la monto, eh. Adesso mi sporco anche tutto il vestito bianco, cioè nero. Non ridete voi, eh. Sennò vengo, faccio venire voi a montare sta panna. Ale! Bellissimo! Questo è... Mamma mia, un braccio che non lo sento più. Però abbiamo montato bene la panna e abbiamo salvato il vestito. Ok, allora, una confezione di mascarpone intero, sono 250 grammi. Qua. Comincio a metterlo in una ciotola. Tutto quanto. Poi aggiungiamo qualche cucchiaio di zucchero, poi va anche un po'. Mamma mia, come pesa sto zucchero. Diciamo io ne metto un 3 cucchiai colmi. Uno,
2, 3. Comincio a mescolare. Poi ecco, è bello cremoso, quindi si incorpora bene. E adesso, indovinate, aggiungo la panna. Ma come siete bravi! Mamma mia, un incontro di creme meraviglioso! Ok, la nostra torta nel forno ne è ancora per un po', ma io ne ho una pronta, ma soprattutto affreddata e dritta. Questa è venuta perfettamente dritta, eh? Allora, aspettate, questo è niente confronto alla torta finita. Come la accrocchiamo, eh? Perché poi vediamo un po'. Allora, su consiglio di Lorenzo, io innanzitutto la taglio a metà, ma poi farcirò questo lato e terrò a vista l'altro, quindi sacchete. Ecco, sì, da questa parte. Ma sei sicuro, Lorenzo, che è più bella da questa parte? A me piace di più dall'altra. Come preferisci, uguale. Allora, lanciamo un sondaggio. A Lorenzo piace di più la parte porosa, a me piace di più la parte lucida. Hai visto che sono qua io, mettiamo la parte lucida. Ma giusto. Sono molto democratica, sì. Così, forse ho esagerato, eh? Adesso vediamo di tirarne via un po'. Faccio come fa Dalila, no? Prima si mette, poi al massimo si toglie. O si mangia. Così. Ragazzi, poesia è questa. Tra l'altro, oggi questa torta andrà a buon fine, perché so già a chi darla, alla nostra Lella, la nostra parrucchiera, che è stata costretta a sua figlia a fare dei dolci, non ho capito, per la scuola, per tutti i ragazzi. Allora invece gli diamo un po' di queste qua e la facciamo lavorare meno, cara Lella. Ok, mettiamo sopra questo una enorme fettona. Ok, poi sta a voi se volete tagliarla a fettine. A me piace così. L'unica cosa, ora la mettiamo su una bella teglia. Ci sta, adesso devo. No, dai, è facile. Pomma. Dai, data. Aspetta, sarebbe carino se prendete quei decori, no? Che si mettono come fossero gli stencil. Secondo me starebbe molto bene. Così è abbastanza semplice. Semplice ma molto golosa. Questa è tutta per Giulia e i suoi amici. Ho mescolato le uova con 125 g di zucchero e 125 ml di panna. Ho aggiunto il lievito, la farina e il cacao, ho trasferito in una placca da forno rivestita di carta forno. Ho cotto 20-25 minuti a 180 gradi e per la farcia ho montato il resto della panna. A parte ho mescolato il mascarpone con altri 3 cucchiai di zucchero, ho incorporato la panna al mascarpone. Ho tagliato in 2 il pan di Spagna a freddo, l'ho farcito con la crema, ho chiuso con la seconda fetta di pan di Spagna. Questo menù tale quale la tavola ha continue riprese, per cui i piatti hanno lo stesso disegno del tovagliolo, guardate che eleganza, con il suo ricamino uguale, tutto in tema marino, quindi anche le tovagliette americane in realtà sono delle conchiglie. Uno spunto che potete usare in qualsiasi tavola invece del centro tavola, visto che è un tema marino, questi bicchieri azzurri formano un'onda e quindi riempiono il tavolo senza bisogno di aggiungere fiori o nient'altro. Allora, andiamo a dare un ripassino del nostro salvacena, che è tale quale al cordon bleu che si compra anche al supermercato, però un po' più buono perché lo facciamo noi, fatto con il pollo. Preparatevi quindi il formaggio, il prosciutto, impaneremo con i cornflakes, quindi pan grattato e cornflakes, e il pollo che andremo a frullare, l'uovo per la panatura, se avete tempo poi facciamo anche gli spinaci filanti, quindi spinaci e un po' di formaggino che fila, per fare anche il contorno. Ho detto tutto, meno male che adesso c'è Sisko, quindi non devo far niente, devo solo criticare. Devo ciao solo Benedetta, criticare. Buonasera a te, buonasera alla tua frangetta, siete sempre favolose.
Per il menù tale quale, cara amica, prenderò questa patata. Oh, è partito proprio che mi ha lasciato secca. Oh, si è concentrato. Prenderò questa patata e te la renderò tale e quale ad un panino. La miseria. Eh sì, perché una volta sono andato in là dal fornaio, era tardi, mi sono svegliato tardi, non c'era più nulla e quindi ho fatto di una patata un panino. Ma tutto un'artista. Questo, tutto questo, dopo la pubblicità. Io vado via. Bentornati in Pia Cucina. Ma che pochi ingredienti che hai, Sisko, non stai mica trasformando, cioè non ti stai mica trasformando in Stefano De Lorenzi, no? Beh, mister Valigetta. No, già mai, lungi a me ci accomunano solo gli occhi azzurri. Lui è troppo bravo, non posso minimamente dire questo. Però sono, sì, perché so che è qua dietro. Però sono molto concentrato perché ci tengo. Con queste patate, va bene. Tu che hai cucinato tutto, usato tutto, eccetera, questo è il coltello apposito per le verdure. Sì, serve per spelare le patate, va bene. Mi hai fatto perdere il filo. Devo tagliarlo? No, diciamo cosa stiamo facendo. Stiamo sbucciando la patata. Pensa che non avevano mica capito, Non ti fare male alle manine. Eccola là. Come toccare il rosmarino, non si sa mai. Senti, ma prima uno altissimo, adesso uno non alto normale, io, no? Io, non ha detto questa, basso, che cucciola che sei. Ce l'avevo qua questa, Però, sì, io voglio ringraziare la produzione e tutti quanti che mi mettono sempre con Gallinari, insomma, giocatori di basket e volley vari. Va bene, no. Cioè, invitatemi quando c'è Pupo, almeno una volta. Ok, Pupo, se vuoi venire, tra l'altro è un amico, lo facciamo venire. Ti volevo dire, no, nulla, tornavo da questo after pazzesco e per il pranzo successivo mi ha detto, Sisko, solo una cosa devi fare, comprare il pane. Sono arrivata a mezzogiorno nella gioielleria, perché la panetteria sotto la segna di una gioielleria, ed era finito il mondo. E quindi, ho inventato questa roba. Oh, non ce la faccio proprio, aiutami. Ma questa cosa è pericolosa, mi fa anche sbucciare la patata. E quindi ti sei inventato sta roba qua? Sì, mi sono inventato questa roba qua, poi si prestava proprio, e proprio alla fine non vedo l'ora di avere il piatto pronto per dire, è tale e quale. Lo vedremo, non è ancora detto. Allora, cerchiamo, ora che cosa facciamo? Queste patate sono un po' particolari, devi cercare la forma che sta meglio in piedi. Ad esempio, vedi, questo è un po' sgommatino, nel senso prende un po' vola. Ma che hai fatto in questo after? No, cioè, l'altro giorno sono capitato un evento benefico, io ero tutto gasato di andare a un evento benefico. Ragazzi, era il peggio rave party. Davvero? Ma non puoi capire, però ho bevuto talmente tanto, spendendo tanto, che ho ricostruito pozzi in Africa e non puoi capire. Allora, ora andiamo a fare una piccola incisione nella parte superiore della patata. Questo qui servirà per facilitarne la cottura, rendere ancora più credibile l'effetto panino, visto che il menù è tale e quale, te lo rammento, cara amica. Ma solo un pochino? Sì, poco. Okay. E poi ci darà quel crosticino scroccarello pazzesco. Ha detto scroccarello, quindi è contento adesso. Se non lo dici tutte le puntate. Cavolo, se non... Questo te l'ha insegnato Boni a fare sta cosa qua, no? No. No, è una cosa che hai inventato tu. Mi ha dato l'indicazione sul come ottenere al meglio il taglio, però. Ma se lo facessi anche rettangolare? No, non ci piace. Oh, stasera grande soirée io. Attenzione. Vado a cena, ho un compleanno, vado a cena fuori con le mie amiche, bambini a casa. Tutte donne? Sì, abbiamo lasciato i bambini a casa, tutti insieme abbiamo tipo 8 figli. Chissà quanto mi sballate così. Da non darci troppo dentro, sei entrato pure sul balbuziente andante. Taglio il rosmarino. Cioè, per ora tu hai pelato è un'ora che sei lì, ha pelato una patata, hai fatto degli inutili tagli che non serviranno. Non sono inutili, vedrai il risultato finale, cara amica benedetta parodi, inutili. Bene, ora ho tagliato questo rosmarino. Che bello l'olio. Vai. Gli schiaffo l'olio. Beh, e questo sopra, no? Gli schiaffo il sale. Oddio, il sale, vabbè. Dai. Sale, gli schiaffo il rosmarino. Ma come fanno a cuocere intere queste patate? Ma stai facendo una cosa che non ha senso, Sisko. Ma dai fiducia a Francisco. Ora... Vedi come si taglia così, piccolino. Ah, vabbè, però era grazioso. È solo per insaporire. Ma ora non cuoceranno mai. Lo metto nel nostro forno per... Mamma, prendo fuoco, l'inferno. Ok. Lo metto nel nostro forno per 200... Cercava la griglia e non c'era. Ma questi sono gli scherzi dei menù di Benedetta, pensate. È proprio caduto. Scotta! Oh, fammi dire una cosa importante, che le nostre amiche si stanno appuntando tutto. Quanto cuoce? 40 minuti, apposta cuoce, perché è tanto. 40 minuti, 200 gradi, e non ho letto. Ma non è vero che vengo così, non ci credo. Posso permettermi di chiedere un applauso agli amici del pubblico, perché... È bellissimo. Vedi che sembra un panino già?
Ma sono troppo sani per i tuoi gusti. Non è mai fiducia. Appunto ora ci diamo dentro. Ah, ok, va bene. Una tuna io, ci stai? Sì, sì, che bello. Due amichetti, va bene. Oh, che faccio? Bello, ma noi siamo un po' BFF. Che? Best friend forever. Aspetta. Ora mi devo concentrare perché devi attuare un taglio centrale, devi essere brava a beccare il mezzo, no? Qui okay. C'era la telecronaca di tuo marito. Ok, vado anch'io? Vai. Non è che sia tanto difficile, si taglia a metà la patata. Ma non farla così semplice, Benedetta, perché le cose che a volte sembrano semplici nella vita, poi sono semplici è vero, ma sei tu che sei svogliato. Io l'ho già fatto da un quarto d'ora, volevo dirti. Ecco, potevi andare a farmi un caffè, nell'attesa. Scaviamo? Allora, scavicchi e togli la polpa. Mm-hmm. Devi essere delicata. Mm. Ovviamente mi rivolgo... Metto qua dentro? Sì. Mi rivolgo ai tanti amici che replicano le ricette e poi me le twittano. Uh-huh. E sono tantissimi e questo mi emoziona e mi riempie d'orgoglio. Milioni di milioni. Ma c'è il pubblico giusto? Buongiorno signori, tutto a posto? No, non riesci oggi a scaldare il pubblico? L'ho bucato, com'è? No, non l'ho. No, non bucare. Ok. Guardate, ora la nostra patata è... Concava? Concava, mi sono superato. L'ho studiato. Uh-huh. Allora, la mettiamo un attimino da parte. Uh-huh. E voilà. E iniziamo a inciccionare. Ci sono, tutto. Esatto. Ci sono sempre le mie dorate, il mio formaggio nella confezione malefica, lo chiamo io perché è una roba pazzesca. È difficile da aprire, anche arancione. Cosa devo fare a parte aprire? Io le ho viste, ho fatto no, quelle alla paprika. Ma hanno fatto no ma non va, sono quelle, sono solo arancioni. Però se reperite nei peggio posti quelle alla paprika, te la svolti. E se tu aggiungi la paprika, è come se l'avesse la paprika, volevo dirti. Ma no, è complicato, mi piacciono le cose già pronte. Io butto dentro, immagino. Sì, ah, tu fai. Lo fai grezzo? No, faccio grezzo, sono molto grezza. Senti, raccontami la tua emozione la settimana invece. L'emozione la settimana? Oddio. Ho visto che hai pranzato fuori, piatta. All'aperto. Ah sì, perché se mi segui su Twitter con le mie bambine. No, Fabio mi ha portato a cena in un posto fighissimo. Vabbè, la cena è noiosa, dimmi il dopo cena che forse è divertente. Questo è dello spec. Dai, ti... Va bene, ecco, mi spiazza, poi io mi intimidisco. Comunque sia, laddove qualcuno si fosse stretto sto tagliando... Che cos'è? È prosciutto? La bagnetta è spec. Ma dai, non lo sa, fammi sentire. Aspetta. Comunque, mia dolce amica, la polpa... Lo spec dov'è? E il formaggio a fette che fila nella confezione malefica, ne tirate fuori questa salsina incredibile e andate di nuovo. Vedi, questo è il cuore che bella torna. Bella sta cosa. Ma scusa, ma non era più facile mettere nel cartoccio la patata? No, perché no, non mi piace il cartoccio. No, nel senso, perché ci c'è? Banale, sì, banale. Era. Questo posso metterlo? No. Ma ti dà l'effetto panino. Allora, facciamo così, ne facciamo una, io, una esatto. Due così. Mie e tu due cicciolatissime tue. No, che, amica mia, ti ricordo che per dare l'effetto panino la devi richiudere. Era voilà, così guarda, bello. Guarda. È un panino, guarda che figata. Vabbè, ora non allora è più bello, solo perché l'ho chiuso non è più bello, perdonatemi. Allora richiudi anche l'altro. Vai. Questa è quella. Ma deve passare ancora in forno? Un minuto soltanto, ma una roba da niente. Dai, ma questa è la franzina. Pesa come il mio gatto, che è grande così. Non lo so. Ah, cavolino, me l'hai data al contrario, certo, amica mia. Certo, io sono una pasticciona. No, ma no, adesso mettilo. No, mettici anche le altre cose. E deciditi però. Ma perché Francisco non avevo capito. Francisco stasera usciamo e poi non usciamo. Non è mai successo. Francisco la febbre, quella ritrova a ballare. Vai. Non avevo capito che bisognava chiuderlo. Va bene. Cosa facciamo? Mettiamo ma guarda, Naro... Allora, adesso devi infilarlo qui alto. Per un minuto. Alto, ecco. No, troppo alto. Ah, troppo alto. Un po' meno, un po' di più. Sei tremendo. Non mi sta neanche a sentire. E ora attendiamo un minuto. Un Nel minuto. Mentre attendiamo un minuto potremmo, per esempio, parlare di te. O di te, per esempio. Ma io, felice, è brutto periodo, sto studiando tantissimo. Mm. Come vedi, oggi la povera Lella, che è la truccatrice, ha fatto l'impalcatura Sagrada Famiglia, perché ero davvero una roba pazzesca. Tu sei vanitoso, vero? No, sì, no. Sì, lui è vanitoso, sti occhioni, il ciuffo. No, solo la paranoia. Quando mi cresco di sopracciglia qua mi vergogno a parlare con la gente, perché se tutti mi guardano il terzo occhio. È solo questa... Il famoso monociglio, sì. No? Molto elio. Non vedi che sei vanitoso. Ho solo questa paranoia. Comunque, mentre arriva, ti è piaciuta la... Ecco, prego? Vedi? Ti è piaciuta la ricetta? Sì, ma ancora massa. Devo vederla. Finita. Dai. Questo piro. Vedi che il formaggio di zecca è filamentoso. Chiudi il piro, no? Aspetta, va.
così. E tu puoi benissimo, se per esempio il tuo bambino non mangia le patate, tu bleffi e dici cioè, mangia il panino, gli dai la patatona così. Ma nessun bambino non mangia le patate, i bambini non mangiano il broccoli. Bella idea, bravo. I bambini non mangiano i broccoli, non mangiano le zucchine, ma le patate le mangiano e come? Fritte magari. Mettiamo qua sopra. Sì, l'ho scelto io appositamente per te. Bravo. Ma bello sta cosa. Peccato che adesso tu ti bruci. Benedetta Parodi, donna di poca fede. Quindi tu invece di andare a comprare il pane per i tuoi amici hai dovuto sbattere, hai dovuto cucinare tantissimo. Pensa a te che brutta vita la mia, cavolo. Però il risultato è delizioso. Veramente, com'è che è tale e quale? Tale e quale è un panino, lo volevo dire. Bravo, Cisco. Abbiamo sbucciato le patate e ci abbiamo fatto delle incisioni. Le abbiamo unte nell'olio e le abbiamo salate. Quindi ci abbiamo messo il rosmarino e abbiamo cotto per 40 minuti a 200 gradi. Le abbiamo tagliate in due e le abbiamo scavate. Ci abbiamo unito il formaggio a pezzetti e lo speck tritato e abbiamo farcito le patate con questo composto. Le abbiamo chiuse e ripassate in forno per un minuto. Siamo arrivati anche questa sera a salvacena. Cambiamo le scarpe. È in arrivo il telegiornale, se non avete ancora preparato la cena come me, io vi consiglio questi cordon bleu fatti proprio con il pollo, tali e quali a quelli che si comprano al supermercato, però fatti in casa con dentro filante, formaggio, prosciutto, panatura di cornflakes e un po' come quel piatto pronto che si salta in pochi minuti, spinaci filanti. Il tutto in 8 minuti. Ecco, con il sottofondo di Dieghino abbiamo veramente poco da scialare oggi perché è una ricetta magari neanche tanto complicata, però io non l'ho mai fatta prima di oggi, la sto sperimentando con voi, quindi sbagliamo insieme o avremo successo insieme. Allora, un bel petto di pollo, io provo a usarne solo metà, però devo cercare di togliere, ecco, l'ossicino che c'è in mezzo per non strozzare i miei bambini, ok? E lo frulliamo perché questi cordon bleu che si comprano non hanno la bistecca compatta, ma sono una sorta di trita, no? Un po' saporita. Ci metto anche un tocco di pangrattato, che male non ci sta, e secondo me ci sta bene anche un po' di formaggio di grana padano, un assaggino, proprio un pizzichino che aromatizza un po' la carne, il sale, ragazzi, qui mi devo dare proprio una mossa. Senti, mette assaggino. Minuti al TG, devo anche fare gli spinaci, adesso gli spinaci li butto dentro, se no... Dovrebbe essere tritato, eh? Fatica. Ok, allora accendo anche qua che faccio andare gli spinaci. Allora, buttiamolo dentro, ne faccio uno, di cordon bleu. Voi a casa, se siete in tanti, sicuramente ci metterete un po' di più. Vedete com'è bello appiccicoso? Mi bagno le mani così non mi rimane appiccicato anche alle mani e vado. Faccio un primo hamburger. Certo, la fretta è nemica di questo piatto, eh? Allora, schiacciamo un po', gli diamo un po' una formina. Questo è più grande, eh? Ne attacco un pezzo di qua. Ma miseria! È venuta perché... Il problema è che bisogna cuocerlo. L'olio. Tanto metto dentro un po' di spinacini freschi. Io non li faccio lessare, li metto così che appassiscano e sono più buoni. Con un goccino d'olio e un coperchio. Disastro. Piano. Fai piano, sennò fai un disastro. In mezzo ci mettiamo una fetta di formaggio. Se prendete questi formaggi che si fondono, state attenti che non siano proprio troppo filanti, che poi vi casca tutto in giro. Lo metto così, schiaccio bene. Una fetta di prosciutto cotto. Il problema è riuscire a cuocerlo, ragazzi, in tempo. Voi a casa prendetela con calma, fatelo bene, questo hamburger. Ecco qua, lo schiaccio bene. 5 minuti a spezzino. Amore, 5 minuti. Così,
E adesso, certo un bestione, eh? Devo farlo anche un po' più piccolo. Questo cordon bleu vale per tutta la famiglia, uno solo. Ci mangiano in 20. Ok, allora, devo chiuderlo un pochino. Poi, io ci metto un po' di farina, perché almeno... Dov'è? Flour, ecco. No, come faccio a cuocerlo, ragazzi? Via. E si deve ancora impanarlo. Ecco. Lo schiaccio bene. Ce la faccio, ce la faccio. Allora, sto mega hamburger lo dividiamo in 3 bambini. Ne mangiate un pezzettino per uno. Uova. Dove sono le uova? Via. Ok. Sbatto. Come lo cuocio? 4 minuti a pezzettino. Non lo cuocio mai più. Poi, allora, metto pan grattato e corn flakes per dare quel gusto dolcino, tanto mi bruciano anche gli spinaci, tipico di questo tipo di preparazione. Vai. Corn flakes, gli do proprio una schiacciata così. Boh, Ale. Oddio l'uovo, non mi dite niente. Mamma mia che grande, ho fatto un polpettone, ragazzi. È un vero polpettone, va bene, dai. Polpettone cornflakes. È gigantesco. Tu Lori non l'hai fatto grande così, di la verità. È un po' più piccolo. Dai, ci mangia tutta la famiglia. Va bene, meglio metterlo a cuocere. Allora, l'idea è questa. Poi magari voi lo fate un po' più piccolo. Mi sono bruciata. Per chi fosse arrivato adesso sulla 7, sto facendo il mega cordon bleu ripieno di formaggio e, dove lo metto? Prosciutto, grazie, voi dovete suggerire. Invece qui sto facendo appassire velocemente gli spinaci e adesso li salo leggermente e poi li faccio diventare come quelli che si comprano filanti già surgelati. Tu hai niente a farli, eh? Che pasticcio che ho fatto qua, beh! A casa come siete messi? Avete messo il mega cordon bleu in padella? Come va? Invitate anche i vicini se non riuscite a finirlo. Allora, io ho preso il filone di mozzarella, così è meno umido, no? Però se avete anche la mozzarella normale va bene. Un po' di grana padano. Mamma, 2 minuti a pezzini. Devo girarlo. Dieghino, devo girare il mega cordon bleu. Ma che bello però. È enormemente grande. È ridicolmente grande. Allora, questa viene troppo buona. Ne ho fatte troppo pochi, mannaggia, sono buonissimi. Li copro così vengono belli filanti. Volevo mettere un po' di noce moscata nei miei... Eccola qua. Però senza tacchi come si viaggia, eh? Allora, nei miei spinaci metto anche un po' di noce moscata, poi basta, lo chiudo, sennò non mi diventa filante. Tu come stai? Bene. Lui sta bene. Allora, se avete delle ricettine veloci come le mie, volete mandarmele il menù di Benedetta appunto la7.it. Guardate come viene filante! Mamma, un minuto! Un minuto! Ok. Impiattiamo, che pasticcio. Allora, voglio mettere tutto insieme il mega cordon bleu che abbiamo fatto tritando il petto di pollo con aiutatemi, il pan grattato, formaggio di grana padano. Poi abbiamo messo in mezzo prosciutto e formaggio non chiuso, abbiamo impanato il pan grattato e con flakes e uovo naturalmente. E basta, l'abbiamo fritto un attimo proprio. Che dite, sarà pronto? Deve essere pronto, non c'è alternativa. 1, 2, 3, quanto manca? In anticipo, addirittura chi è che ha detto che sono in anticipo? Addirittura in anticipo, vedi, ho anche bruciato un po' il formaggio. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ale! Dai che ce l'abbiamo fatta!
sempre fortuna. Ho finito, wow, eh? Com'è? Dai che dobbiamo andare. È un po' più grande abbondante, del tuo. Dai, va bene. Loro mi prendono sempre in giro. Lo possiamo aprire. State indietro. Attenzione. Lo voglio tagliare. No, lo voglio vediamo. Tagliare. Vediamo, speriamo che sia finita. No, potete venire, se non mi togliete niente. No, se c'è il coltello in mano. Bene, non si è sciolto neanche un po'. Pochino. Era meglio se non lo avrei. Dai, è la fretta che è cattiva. Noi a casa fatelo cuocere ancora un po', che è meglio. Vediamoci in telegiornale alla prossima puntata.